sarò brevissima, più breve del previsto, non spaventatevi. Allora, io sono Nicoletta Roncarolo, l'amministratore delegato di un gruppo che nel 2008 faceva 20 milioni di euro. Quest'anno abbiamo un budget che aspira a ritornare ai valori del 2008, 65 dipendenti. Conduco l'azienda con mia sorella Laura, che è qua in sala. Siamo due amministratori delegati con un gruppo molto solido e direi molto preparato di manager. Allora, un pomeriggio mi è arrivata sulla scrivania questo viaggio in Giappone. Come sempre prendo, vado da Laura e dico: ma secondo te è utile che io vada o non è utile? Perché muoversi dall'azienda è sempre un po' violentarsi, E lei, devo dire, che ha sempre una visione molto più futuristica della mia, ha detto: devi assolutamente andare, ma devi portarti con te il direttore di stabilimento, che è Claudio Broccani, che è qua presente. E lì abbiamo dato inizio a un'avventura incredibile che ho condiviso con un gruppo di imprenditori che, devo dire, molto carinamente sono tutti qua presenti in prima fila. Eravamo 10 aziende, anzi siamo 10 aziende, siamo andate con la dottoressa De Valle, con il nostro consulente Paolo, e abbiamo vissuto una che io credo sia stata un'esperienza straordinaria. Straordinaria perché? Prima di tutto dal punto di vista professionale e secondo dal punto di vista umano. Allora, io ho pensato di iniziare questo mio intervento cercando di dirvi che cosa ho provato quando sono tornata in azienda. Allora, ho avuto due sensazioni, che devo dire entrambi bellissime e che ho cercato di condividere. La prima sensazione è che ho capito la strada che bisognava percorrere. E credo che per un imprenditore, anche se dopo tanti anni di lavoro, sia una cosa molto importante. La seconda è che, come per magia, ho visto uno schermo enorme dell'azienda che avrei sempre voluto avere. Quindi l'obiettivo dove dovevamo arrivare, che non è poco. Allora voi mi direte: ma queste sensazioni da dove ti derivano? È incredibile, ma tutto quello che noi abbiamo preso oggi, e ci hanno fatto dei trattati mica da ridere, perché oggi ne abbiamo imparato un bel pezzo, noi in Giappone l'abbiamo visto, l'abbiamo respirato, l'abbiamo toccato con mano. La prima cosa che abbiamo visto sconvolgente è l'appartenenza che queste persone hanno alla società in cui lavorano. Guardate che questa sembra una cosa semplice, ma creare l'appartenenza alla società in cui si lavora è veramente già un risultato enorme. La seconda cosa che abbiamo visto è la visualizzazione, e dopo vi farò degli esempi, e la terza è la redditività. Tre pilastri che abbiamo potuto trovare come denominatore comune in tutte le aziende dove siamo andati, perché la bellezza di questo viaggio è stata che ci hanno fatto toccare realtà completamente diverse, dalla Toyota, che tutti conosciamo, ad aziende medie, ad aziende piccolissime. Questa è stata la bellezza di questo viaggio. E quindi noi abbiamo toccato questi tre denominatori in tutte queste realtà. Allora, vi faccio due esempi dell'appartenenza. Allora, quando tu vai in un reparto e in tutti i reparti tu vedi dichiarati gli obiettivi, dove sono adesso monitorati gli obiettivi, che mezzi dall'azienda per arrivare agli obiettivi e le persone che partecipano a questi obiettivi, vuol dire che tu vai in un reparto e tutti hanno le idee chiare di dove bisogna andare e quindi si sentono appartenenti a quel lavoro, a quel reparto, a quella società. Secondo esempio che hanno già spiegato molto bene è non fare i pompieri, ma il problema deve diventare un momento di crescita. Quindi cosa diciamo? Che valorizzare le richieste di aiuto, il problema è trasformato in un momento di crescita. Guardate che anche questo, come abbiamo detto oggi, non è da poco, perché lì abbiamo verificato che loro cosa fanno? Si fermano, coinvolgono tutti quelli che ci sono. No, prima fanno anche loro un po' i pompieri, perché in realtà quando tirano la catenella arriva, adesso poi vi spiego cosa voglio dire, arriva subito qualcuno che l'aiuta, che la linea riparta. Ma poi, dopo aver fatto i pompieri, cosa fanno? Si trovano, possibilmente nel reparto, le persone coinvolte,
analizzano perché è successo il problema, vanno a fondo nella comprensione, ne discutono, mettono in piedi una mini procedura o una procedura che sarà verificata nel tempo. Guardate che anche questo è un passaggio mica da ridere, eh? Perché noi nelle nostre aziende è difficile che riusciamo, su tutti i problemi che si presentano, a trovare un momento di incontro con tutte le funzioni dell'azienda per analizzarle a fondo. Ma è solo così che si migliora, passo dopo passo, giorno dopo giorno. La visualizzazione. Abbiamo visto di tutto e di più. Parto dalla catenella così ve la spiego. Io devo dire sono rimasta sconvolta perché questa catenella che si tira e parte la musica, che tutta l'azienda capisce cosa sta succedendo su questa linea, è una cosa magica. Prima Giorgio ne ha dato un esempio. Cioè pensate, la musica, tu sei in ufficio e senti una musica che ti dice che quella linea è ferma. Non so se riusciremo a realizzare la nostra azienda, ma certo è una cosa bellissima, perché noi seduti in ufficio capiamo quale linea è ferma, e non è da poco. Tabelloni illuminati, musiche, segnali colorati, colori, come avete fatto vedere voi, lavagne, di tutto e di più. Cioè tutti possono vedere tutto. Quindi io vado in un'azienda che non conosco e da tutti i segnali che mi dà capisco un sacco di cose. Terzo punto fondamentale, la redditività, che parola magica. Nella nostra azienda la redditività è la parola che vorremmo sempre sentirci dire, è la parola che ci piace di più, la redditività. Allora, questa frase semplice, ma che io proprio l'ho presa nel mio DNA, l'armonia fa buoni prodotti. Allora, cosa volevano dire i giapponesi quando dicono l'armonia fa buoni prodotti? Volevano dire che praticamente noi in un ambiente dove abbiamo ordine e pulizia, e voi ne avete fatto degli esempi, dove abbiamo delle procedure precise, dove abbiamo un ambiente che tutti sanno cosa fare e come farlo nel modo migliore, noi otteniamo un'armonia di processo, come molti di voi hanno detto prima. Vorrei citare un esempio di una mia collega, dov'è Cristina, che era con noi in Giappone, che ha scritto nella sua relazione: a me è sembrato di vedere tanti musicisti che sapevano quando dovevano suonare, sapevano cosa suonare e in che modo suonarlo. È esattamente la sensazione che tu hai andando a vedere queste aziende in Giappone. Una sensazione magica. Certo, l'obiettivo è lontano per vederlo nelle nostre aziende, ma ce la si può fare. Allora, tornando in aereo, ho detto a Claudio, come ho detto prima, direttore di produzione: senta, ma il cambiamento non è che dobbiamo solo dirlo, dobbiamo anche farlo. Allora dobbiamo convincere in azienda che noi torniamo lunedì, dobbiamo fermare tutti un'ora e trasmettere l'esperienza a tutti. Ci hanno preso un po' per matti quando siamo arrivati, devo dire, perché quando abbiamo deciso di fermare gli uffici, la produzione, il top manager e di trasferire immediatamente l'esperienza, mia sorella mi ha detto: ma non è che sei fuori un po' di testa col fuso orario? No, la verità è che è iniziato un processo di cambiamento nella nostra società. Ultimamente abbiamo fatto un meeting delle forze vendite, la prima cosa che abbiamo fatto tornando in azienda, abbiamo trasmesso che cosa avevamo recepito dalle forze vendite. Quindi è un cambiamento, veramente è un modo diverso di gestire l'azienda. Quindi io penso che questo modo di imparare che abbiamo avuto sia stato veramente un modo magico, perché non solo abbiamo partecipato a un lavoro vedendo le aziende e avendo dei momenti anche di formazione, ma il confronto tra di noi imprenditori, che comunque a cena si parlava di lavoro, al mattino si parlava di lavoro, a mezzogiorno si parlava di lavoro, è stato veramente una magia che ci ha, almeno a me personalmente, mi ha dato una carica per capire che si poteva veramente cambiare la realtà aziendale e veramente si poteva creare un futuro migliore per le nostre aziende. Quindi io vorrei ringraziare innanzitutto Skillab e la dottoressa De Valle e i consulenti che ci hanno organizzato un viaggio meraviglioso
con una, direi, un'organizzazione proprio alla giapponese, dove nulla è stato lasciato al caso. E mi auguro che molti imprenditori possano usufruire di questa opportunità enorme che ha dato Skill Lab, perché pensate che noi siamo stati finanziati. Quindi è vero che noi abbiamo impegnato il nostro tempo, ma il nostro viaggio è stato finanziato e sono certa che quei 7 giorni in Giappone porteranno alla nostra società sicuramente una grande miglioria di processo. Grazie.